Vorrei sempre conoscenza vuol dire che dobbiamo resistere. Il percorso, la conoscenza. La strada. Ah, sì, vorrei sempre conoscenza. Si dice che il sindacato tuteli soltanto i lavoratori cosiddetti garantiti. I lavori di ieri del congresso della FLC smentiscono questa affermazione. Un terzo degli iscritti a questo sindacato, infatti, è composto da lavoratori con contratti precari. Si dice anche che il sindacato perde consensi e non ha più la fiducia delle persone che dovrebbe rappresentare. La FLC, è risultato anche questo dai lavori del congresso, negli ultimi 4 anni ha aumentato i propri iscritti e alle elezioni dell'RSU nel 2012 ha votato circa l'80% degli aventi diritti, anzi oltre l'80%. Il paragone con la partecipazione ad elezioni politiche o amministrative è davvero impietoso e i politici forse dovrebbero riflettere su questi dati. Il dibattito congressuale comunque non ha nascosto problemi e difficoltà che nella pratica quotidiana incontra il sindacato, ma che sono le stesse difficoltà e gli stessi problemi che incontrano i lavoratori, ai quali non sempre il sindacato riesce a dare una risposta. Tra gli avvenimenti della giornata di ieri, che è stata densa perché il dibattito è stato molto molto serrato, vorrei segnalare, tra le altre cose, la presentazione di un'indagine proprio sul lavoro precario che dà un quadro veramente sconfortante della situazione nelle università. Sulla portata di questo fenomeno abbiamo intervistato uno dei promotori della ricerca, un fisico, Francesco Vitucci. E poi abbiamo chiesto di descrivere la propria professione con 2 aggettivi. Il primo aggettivo, come vedete, è sempre positivo. I precari dell'università, nonostante tutto, ritengono il loro lavoro appassionante. Ma il secondo aggettivo è sempre negativo. Nella giornata di giovedì si è svolto un incontro tra la FLC e le delegazioni dei sindacati esteri ospiti al congresso. Si è parlato, come abbiamo già annunciato, dei sistemi dell'educazione di fronte alla crisi. Quello che si sono detti ce lo racconta Joël Cassà, che in questo incontro rappresentava la segreteria nazionale della FLC. Allora, intanto forse bisognerà spiegare che questo incontro è nato proprio dalla necessità di fare capire ai partecipanti al congresso quello che è la nostra attività in Europa e perché abbiamo deciso di federarsi con la federazione a livello europeo dei sindacati della conoscenza, perché noi pensiamo che la nostra attività in Europa sia fondamentale perché crediamo che partecipando alle politiche europee noi riusciremo ad influenzare insieme a tutti gli altri sindacati quelle che sono le politiche a livello internazionale e a livello europeo. Nella giornata di oggi, dopo gli ultimi interventi dei delegati, ascolteremo le conclusioni dei lavori che sono affidate a una segretaria confederale, Vera La Monica. Seguiranno le votazioni sul documento finale che rappresenterà la linea politica e sindacale emersa dal congresso e su cui ha lavorato un'apposita commissione. Altre votazioni riguarderanno lo statuto e il nuovo comitato direttivo a cui la presidenza del congresso passerà il testimone. Nel pomeriggio il nuovo direttivo si riunirà per eleggere la nuova segreteria e quindi il segretario generale. Anche i nostri notiziari finiscono qui, si concludono. Salutiamo tutti coloro che hanno voluto seguirci e ci vedremo al prossimo congresso.